La tua domanda è fin dove si arriva con le domande, quando è il momento di smettere di fare domande? E mi verrebbe da risponderti mai, nel senso che di solito si smette di fare domande quando pensiamo di sapere le risposte, però spesso, insomma, pensare di sapere le risposte può essere piuttosto illusorio. Ti direi mai, non è mai il momento di smettere di fare domande, perché a mio avviso il processo del fare domande non tende ad un obiettivo, a un traguardo, a un fine, ad avere delle risposte, insomma. Il processo del fare domande serve a fare domande e le stesse risposte non servono per chiudere la questione, ma servono per farsi venire in mente delle altre domande. Per cui il momento per smettere di fare domande probabilmente coincide col momento in cui non abbiamo più niente da dirci, insomma, no? Non siamo più curiosi di saperne di più. Io ho una certa passione per le domande, e ho una convinzione che in qualche modo mi è stata rafforzata anche dai miei maestri che mi hanno insegnato questo mestiere, e la mia convinzione è che le domande siano infinitamente più interessanti delle risposte. Perché le risposte in qualche modo appunto sono un punto finale, perché invece le domande aprono, perché le domande fanno pensare, attivano connessioni, insomma, e penso che delle buone domande dovrebbero essere quelle che riescono a generare delle altre domande.